Buongiorno, ben svegliati ai mattinieri, ai pochi che saranno a quest'ora a seguire questa diretta, ma lo facciamo lo stesso, eventualmente la vedrete registrata. Anche stamani aggiornamenti importanti sul tema Covid-19, coronavirus e novità normative, perché è uscito in Gazzetta Ufficiale, nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020, la numero 53, alcuni provvedimenti, non soltanto uno, il più importante è questo, senz'altro, il decreto legge 2 marzo 2020, numero 9, ma altri provvedimenti che è utile e bene commentare. Quindi diamo una lettura veloce a questi atti. Allora, iniziamo. Come vi dicevo, non è soltanto il decreto-legge, ma in primo luogo abbiamo due ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. Questo è un periodo nel quale i provvedimenti di urgenza, diciamo emergenziali, sono all'ordine del giorno. Questa prima ordinanza del 29 febbraio, pubblicata appunto nella Gazzetta del 2 marzo, prevede, la sospensione dei mutui per i titolari appunto di mutui che hanno immobili nei comuni dell'allegato 1. I comuni dell'allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020, che sono quelli poi del decreto legge 6/2020. Vedremo che la maggior parte di questi provvedimenti si riferiscono alla zona rossa, quindi fondamentalmente alla zona rossa. Quindi questo DPCM sospende dal diritto, diciamo, ai titolari di mutuo di richiedere alla banca la sospensione del mutuo con autocertificazione, questo fino alla fine dell'emergenza. Un'altra ordinanza del 1 marzo 2020, anche questa pubblicata nella Gazzetta 53, prevede invece l'assunzione, o meglio l'incarico di CoCoCo per cinque soggetti in aiuto appunto all'attività di emergenza. Anche questo è interessante dal punto di vista normativo, perché vedete è una deroga al decreto 165/2001, testo unico sul pubblico impiego, che prevede limitazioni all'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, compreso l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti. In questo caso, appunto, abbiamo cinque incarichi di 24.000 euro lordi annui ciascuno. Sicuramente saranno esperti nel settore di virologia piuttosto che di assistenza e quant'altro. Questo per spiegare appunto che in situazioni emergenziali questi provvedimenti che possono riguardare il pubblico impiego, che possono riguardare gli appalti, che possono riguardare altri settori, non sono così infrequenti. Un ultimo documento, prima di andare a vedere il decreto-legge, è un errata corrige. Anche questo è interessante, errata corrige è formula latina con cui si dice errore materiale. Nel approvare il decreto legge, scusatemi, il DPCM 1 marzo 2020, è stato indicata alcune lettere sbagliate, in particolare vedete all'articolo 1,2 invece che ABO si deve leggere ABM. Ora, l'errata corrige ovviamente è una possibilità consentita dalla prassi amministrativa, purché sia evidente l'errore, non si modifichi il contenuto normativo, perché qualora si vada a intervenire su una disposizione modificandone gli effetti normativi, deve intervenire lo stesso soggetto, quindi in questo caso avrebbe dovuto intervenire il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto correttivo. Quando invece l'errore è un errore materiale, quindi chiaramente riferito a una disposizione sbagliata, allora si può utilizzare uno strumento diverso, in questo caso il comunicato, che semplicemente fa presente l'esistenza di questo errore. Bene, andiamo al documento più importante, più corposo, che è il decreto legge 2 marzo 2020, numero 9. Misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Fino ad oggi noi abbiamo avuto interventi volti al contenimento della malattia.
dell'emergenza derivante dalla malattia. Qui invece abbiamo misure di natura finanziaria, quindi misure che vogliono evitare l'aggravamento di una situazione economica, relazionale, attraverso misure sul lavoro, misure sui contributi alle imprese, misure di esonero o rinvio di adempimenti fiscali. Ovviamente sono misure urgenti, adottate con decreto legge, poi probabilmente in sede di conversione, anche in relazione alla durata dell'emergenza. Noi sappiamo che per Costituzione il decreto legge deve essere convertito entro 60 giorni, pena l'inefficacia delle disposizioni. Probabilmente in sede di conversione in legge il Parlamento prorogherà, modificherà, inserirà altre disposizioni. È anche probabilmente un meccanismo per consentire al Parlamento di legiferare rapidamente, perché con il decreto legge si viene presentato il giorno stesso alle Camere per la sua conversione in legge, e quindi a seconda dell'evoluzione avremo importanti novità in sede di conversione in legge. Andiamo a vedere che cosa dispone. Intanto l'entrata in vigore è il 2 marzo 2020, contestuale alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il capo primo è dedicato alla sospensione termini. In pratica, in questo periodo è un periodo di significative scadenze di natura fiscale. In realtà in Italia ogni momento dell'anno ha delle scadenze fiscali, ma in particolare la fine dell'inverno, inizio della primavera, ne ha di più numerose, e quindi vi sono diverse disposizioni riguardanti appunto dalla dichiarazione precompilata alla proroga anche apparentemente poco significative. Per esempio, in questo caso il termine del 16 marzo viene prorogato al 31 marzo di appena 15 giorni. Come vi ho detto, è in funzione dell'attuale stato di emergenza, di cui non si conoscono gli effetti, non si conosce la durata, anche se poi vedremo un accenno è fatto all'interno del decreto legge. Quindi per ora 15 giorni, 15 giorni, dal 30 aprile al 5 maggio addirittura soltanto 5 giorni, ma che per i professionisti può voler dire tanto, perché significa intanto entro il 30 aprile fare, diciamo, chi è fuori da questo campo di applicazione e poi dedicarsi 5 giorni a chi è dentro questo campo di applicazione, che vedremo riguarda soprattutto le imprese, le famiglie, le attività all'interno della zona rossa, dei cluster, del comma 1, dei comuni del comma 1. Anche in questo caso dal 28 febbraio al 31 marzo, diciamo, sono varie disposizioni fiscali, per cui non sto a dettagliarvele. In questo caso, vedete, sono sospesi fino al 30 aprile i carichi dell'agente della riscossione, quindi i ruoli coattivi nei confronti di chi ha la residenza o la sede legale, o l'impresa nei territori. Stessa cosa riguarda i professionisti, altra categoria fortemente colpita, sia perché colpita direttamente, magari alla sede, opera all'interno di questi territori, sia perché ha clienti che operano all'interno di questi territori. Quindi la difficoltà di gestire la propria attività libero professionale e la difficoltà di gestire l'attività di terzi, dei propri clienti. Quindi anche in questo caso abbiamo misure di vantaggio, fra cui la sospensione dei pagamenti delle fatture per le utenze, quindi pensate gas, luce, energia e quant'altro, fin quando dura l'emergenza è sospeso il pagamento, almeno fino al 30 aprile, come vi dicevo, termine che potrebbe andare più in là. Stessa cosa vale per le assicurazioni obbligatorie, stessa cosa vale per i mutui agevolati. Avete visto, questi sono i mutui agevolati. In realtà il DPCM che abbiamo visto prima di protezione civile riguardava i mutui ordinari, per i quali è possibile chiedere la sospensione delle rate. Versamenti assicurativi alla Camera di Commercio. Una norma particolare riguarda il settore turistico alberghiero, fra quelli ovviamente più colpiti. Soprattutto perché siamo all'inizio della stagione, anzi un po' prima dell'inizio della stagione, con la stagione vera e propria rischia di andare al collasso. Allora, le imprese che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
su tutto il territorio nazionale. Ecco, questa è una disposizione che non riguarda soltanto il comune del comma 1, si ha fino al 30 aprile 2020 una sospensione che riguarda i contributi, le sanzioni, le cartelle esattoriali e quant'altro. Un'altra disposizione importante è quella che riguarda i procedimenti amministrativi. Cosa succede? Nella maggior parte dei comuni o degli enti locali sono chiusi, ci sono soltanto i servizi essenziali, e allora il decreto legge aveva determinato la sospensione, però le autorità di Polizia di Stato continuano a lavorare, l'autorità di pubblica sicurezza continua a lavorare, le prefetture sono aperte, i commissariati sono aperti, e si era realizzato il paradosso per cui questo personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, a cui va tutto il nostro riconoscimento, ovviamente è nella maggior parte dei casi chiamato in servizio esterno, quindi in ufficio non rimane quasi nessuno e i procedimenti amministrativi pendenti rischiavano di arrivare al cosiddetto silenzio inadempimento, o silenzio assenso, o silenzio rigetto, quindi procedimenti amministrativi che rischiavano di concludersi perché in quel momento non c'era nessuno a gestirli giustamente in ufficio, né è pensabile di mantenere il personale in ufficio quando c'è un'emergenza sul territorio. Allora, questa norma sospende per 30 giorni i procedimenti, quindi è una deroga all'articolo 3, all'articolo 2 della 241 del 1990 per tutti i procedimenti che riguardano l'autorità di pubblica sicurezza, qui elencati, armi, scommesse, agenzie d'affari, preziosi, permesso di soggiorno, eccetera, eccetera. Stessa cosa vale per i processi. Anche per i processi, nelle zone del comma 1 abbiamo delle difficoltà e quindi vengono rinviate automaticamente fino alla fine di marzo le udienze dei procedimenti civili, ovviamente per il penale no, perché abbiamo soggetti che sono in detenzione e che rischierebbero di venire danneggiati. Però per il civile abbiamo una sospensione automatica, poi con norme particolari, ovviamente per gli avvocati sono interessanti, per noi è utile soltanto segnalarli. Altre disposizioni particolari, questo riguarda gli obblighi di segnalazione relativamente ai controlli societari. La proroga della tessera sanitaria e della validità della stessa. Questo è interessante dal punto di vista informatico, quindi abbiamo una proroga ex lege della scadenza delle tessere sanitarie. Questo comporterà un aggiornamento informatico per far sì che appunto continuino a essere valide. Pensate in quelle zone dove si deve andare in farmacia piuttosto che è sconsigliato andare a rinnovare la tessera sanitaria e creare nuovo allarme. Arriviamo al capo secondo. Il capo secondo, probabilmente per la pubblica amministrazione, è ancora più importante e riguarda le misure concernenti il lavoro, quindi i dipendenti che si sono dovuti necessariamente assentare per in conseguenza appunto del virus. Prima disposizione, l'integrazione salariale e l'assegno ordinario, che sono misure di sostegno ai dipendenti che si trovano in particolari condizioni di disagio e che vengono estese appunto ai datori di lavoro che si trovano nei comuni individuati nell'allegato 1, quei famosi cluster o zona rossa, i quali appunto possono fare domanda di concessione dell'integrazione salariale e dell'accesso all'assegno ordinario anche in deroga agli adempimenti previsti da questa normativa. La stessa cosa vale per i datori di lavoro che si trovino fuori dalle zone rosse, ecco, questo è importante, e che hanno lavoratori che sono residenti nelle zone rosse o domiciliati, ricordatevi questo abbinamento. Quindi questa integrazione salariale può essere richiesta anche al di fuori del territorio strettamente riconducibile alla zona rossa. L'unico limite è che siano lavoratori in servizio, quindi risultanti come dipendenti, al 23 febbraio 2020, ovviamente per evitare i soliti furbetti o sciacalli all'italiana che approfittano di queste misure fiscali. Viene integrato il trattamento della cassa integrazione straordinaria e della cassa integrazione in deroga, che sono le misure appunto a sostegno dei datori di lavoro in presenza di situazioni
eccezionali, quali appunto la sospensione del lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro, eccetera, eccetera. Una misura c'è anche per i lavoratori autonomi, perché mentre i datori di lavoro e i lavoratori sono coperti da quelle forme di intervento ordinario, in deroga o straordinario, gli autonomi non hanno queste coperture, magari hanno copertura assicurativa propria, ma non, diciamo, statale. E qui vengono appunto previste in particolare un'indennità di 500 euro al mese per gli autonomi che si trovano coinvolti nelle zone e che svolgono attività lavorativa alla data del 23 febbraio. Quindi chi opera alla data del 23 febbraio, sia per, diciamo, per l'inattività precedente, sia per l'inattività successiva, c'è questo contributo eccezionale di 500 euro al mese, che ovviamente poi non è tassato, quindi non concorre alla formazione del reddito, e che può essere richiesto nei limiti dell'ammontare di 5 milioni e 8 per il 2020. In questo caso la domanda va presentata alla regione, che la trasmette all'INPS per la concessione del contributo. Norme particolari per la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna, sempre dal punto di vista dell'integrazione del reddito. L'articolo 18 è riguardante smart working. Come vi ho detto anche negli altri commenti, il legislatore è intervenuto numerose volte. Ogni decreto che ha approvato ha insistito, anche la direttiva della funzione pubblica ha insistito sul meccanismo dello smart working. Qui è interessante un aspetto no, non secondario, ma che non era stato preso in considerazione, che se 8.000 comuni e altri 4.000 enti pubblici avviano lo smart working, Consip non riuscirà a fornirli di materiale. Perché? Perché le convenzioni sul MEPA, avendo le amministrazioni l'obbligo di comprare questi prodotti sul mercato elettronico, non sono sufficienti, quindi si sono esaurite. Allora, vedete l'articolo 18,1, al fine di incentivare lo smart working, consente a Consip di raddoppiare, diciamo, aumentare del 50% le convenzioni in essere. Quindi la convenzione da 1 milione di PC diventa 1,5 milioni, ovviamente a condizione che il fornitore accetti questo incremento. Tant'è che è previsto appunto la notifica al fornitore: se accetta, bene; se non accetta, Consip è autorizzata ad andare in deroga. Ecco la seconda parte. Quindi molto interessante per chi, diciamo, si occupa di sistemi informativi all'interno delle amministrazioni o per chi studia la materia degli appalti. Quindi questa è una norma del tutto eccezionale, in deroga al codice degli appalti, che non viene modificato formalmente, ma che appunto viene modificato limitatamente a queste procedure. Quindi, nel caso in cui il soggetto che deve fornire 1 milione di PC non si rifiuti di fornire 1,5 milioni a quelle condizioni, perché non ce li ha, perché per qualunque motivo, allora Consip può fare negoziate senza pubblicazione di bando. Quindi una procedura in deroga anche sopra soglia comunitaria. Quindi siamo su procedure sopra la soglia comunitaria, finalizzate a questi acquisti, quindi limitate nel tempo e per questi acquisti. Queste procedure ovviamente consentono poi alle pubbliche amministrazioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane, agli enti dello Stato che devono acquistare sul mercato elettronico, di approvvigionarsi. Quindi a breve avremo o un aumento delle dotazioni delle attuali convenzioni, oppure una nuova convenzione attraverso questo meccanismo di procedura negoziata. Quindi molto interessante da questo punto di vista. Misura ancora più importante è quella che riguarda il pubblico impiego. Che succede a quei dipendenti che sono dovuti andare in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, soprattutto ovviamente nelle zone rosse, ma anche al di fuori delle zone rosse. Ci sono diversi casi di quarantena anche fuori dalle zone rosse. Se questi soggetti sono dipendenti pubblici, la loro permanenza in questa condizione, che fino ad oggi non era regolamentata, non esisteva, perché non era espressamente prevista, è equiparata al ricovero ospedaliero. Quindi, ai fini dei permessi e dell'assenza giustificata dal lavoro, è equiparata ad ogni effetto al ricovero ospedaliero.
Se il soggetto non è in malattia, quindi non ha un certificato di malattia, non è in quarantena con sorveglianza attiva o non è in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, allora comunque la sua assenza è considerata attività lavorativa. Ecco l'importanza dello smart working, perché io potrei avere un dipendente che non si trova in quelle condizioni, ma è impossibilitato per altre ragioni a recarsi presso il posto di lavoro, allora, perché appunto c'è un provvedimento dell'autorità sanitaria che lo obbliga ad altre misure, allora, essendo in servizio, l'amministrazione ha interesse, dovrebbe attivarsi per lo smart working. Ecco perché io insisto su questo aspetto. Lo smart working non è soltanto una misura agevolativa, è una misura anche a tutela dell'amministrazione che rischia di dover pagare lo stipendio, la dico brutalmente, a personale che comunque figurerebbe in servizio, tranne, vedete, l'indennità di buona mensa, ovviamente, perché rimane a casa. Quindi attenzione a questa disposizione, soprattutto per chi opera nella pubblica amministrazione. Ecco il forte, diciamo, richiamo a queste norme. Poi abbiamo disposizioni su collaboratori scolastici, importanti disposizioni sulla profilassi del personale delle forze di polizia, forze armate, insomma. Ribadisco la gratitudine a tutti questi soggetti e giustamente il legislatore interviene per dettare delle linee guida e delle misure a tutela anche di queste persone. È notizia di ieri, mi sembra ieri l'altro, del contagio da parte dei primi, ovviamente, dei primi soggetti facenti parte delle forze dell'ordine. È inevitabile in una situazione di questo genere. E quindi diciamo misure che vanno in questa direzione. Lo stesso ovviamente per il personale medico infermieristico e di soccorso. Il capo terzo è dedicato a misure di sostegno ai cittadini e alle imprese, quindi vengono incrementati alcuni fondi, il fondo garanzia per le piccole e medie imprese, il fondo di solidarietà per l'acquisto prima casa, il SIMEST, e l'articolo 28 che fa pandan con la norma che abbiamo visto sulle attività del turismo, tutela il cliente che aveva prenotato un viaggio o il biglietto aereo, biglietto del treno per una delle zone interessate. In realtà la tutela è molto più ampia perché vediamo che è una norma di attuazione del 1463 del Codice Civile, quindi una norma che limitatamente a questo caso di urgenza, riconosce l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e quindi la possibilità di ottenere il rimborso per coloro che hanno comprato il biglietto aereo, ferroviario, marittimo, eccetera, eccetera, quando? Quando il soggetto è stato sottoposto a quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria, ovvio, non potevo andare. I residenti domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto d'allontanamento, che è l'altra misura, diciamo, alternativa che impedisce ovviamente di spostarsi, dai soggetti risultati positivi al virus per il quale è stata disposta una di queste misure presso una struttura sanitaria, dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, anche se non ricadono in quelle ipotesi precedenti. Quindi in tutti questi casi, compreso appunto chi partecipa ai concorsi, ecco, questo è molto importante, chi ha programmato la partecipazione a concorsi o procedure o concerti, manifestazioni che poi sono stati annullati, sospesi o rinviati, questa è una condizione indispensabile, quindi non può essere una propria scelta di timore, di paura, quindi anche al di fuori delle zone rosse, se un'amministrazione ha deciso di sospendere o rinviare un concorso è titolo di legittimazione a chiedere il rimborso del biglietto. In questo caso, attenzione, il termine è 30 giorni, quindi 30 giorni per chiedere il rimborso o un voucher di pari prezzo per un nuovo biglietto. Questo è il contenuto fondamentale, poi ci sono varie clausole. Vado avanti, va bene, donazione antispreco, eccetera, eccetera. Validità dell'anno scolastico, sapete che
la legge prevede che perché un anno scolastico sia valido devono essere svolti almeno 200 giorni di lezione, questa norma per il 2020 deroga questo limite, quindi nelle scuole dove si dovesse scendere, e molte lo sarà, al di sotto del limite di 200 giorni, l'anno scolastico è considerato ugualmente valido. Misure di sostegno all'agricoltura, norme per facilitare l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale. In particolare, ecco, questa è una norma interessante, può far sorridere per certi aspetti, ma interessante. In relazione all'emergenza, è considerato che non si trovano più dispositivi di protezione individuale, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, cioè a dispositivi che non sarebbero in condizioni ordinarie dispositivi di protezione individuale, perché non si trovano quelle, le due, le tre, filtrate adeguatamente. Attenzione, sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE. Ora, buttiamola un po' sul ridere, si possono comprare le mascherine cinesi per combattere il virus cinese. Questo ovviamente perché siamo nella situazione talmente emergenziale che, a condizione che l'Istituto Superiore di Sanità le riconosca comunque valide, non possono essere prese anche da un mercato parallelo, quindi il mercato non marchiato CE. Quindi questo per dar conto di quanto è emergenziale la situazione dell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione. Quindi siamo dovuti arrivare a autorizzare una procedura in deroga al sistema di marchio CE, che è il sistema di sicurezza standard dei prodotti importati. L'articolo 35 è molto importante, ve l'avevo già segnalato ieri nella DPCM. Il governo si è imposto nei confronti del sistema delle autonomie locali, volendo evitare fughe in avanti da parte di comuni, di regioni, di province e quant'altro. A seguito delle disposizioni statali di contenimento e gestione dell'emergenza, vedete la formula generale, non necessariamente il decreto legge, anche i DPCM, anche i provvedimenti, non possono essere adottate e ove adottate sono inefficaci. Questo è importante, eh? Ricordiamoci, questo è un decreto legge, è una fonte primaria, quindi determina l'inefficacia di tutte le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dai sindaci per far fronte all'emergenza laddove esista una disposizione statale. Si ritorna all'unità. Quindi, eventuali ordinanze avevano sospeso l'anno scolastico piuttosto che l'apertura di strutture, eccetera, eccetera, anche se adottate e anche se non revocate, perdono efficacia dalla data di oggi, data di entrata in vigore del decreto legge. Quindi questo è molto importante per le amministrazioni locali. Il decreto entra in vigore appunto il giorno stesso della sua pubblicazione. Adesso inizierà l'iter di conversione in legge insieme al precedente decreto legge, probabilmente confluiranno in un disegno di legge unitario di conversione di entrambi i decreti legge. E diciamo, per oggi la situazione è questa. Come vi dicevo già negli altri commenti, fra virgolette, viviamo alla giornata. Vedete, ogni giorno, ogni 2 o 3 giorni abbiamo delle novità normative, anche segno dell'attenzione ovviamente che si sta dedicando a questo fenomeno. Ecco, l'unica cosa mi sono dimenticato di dirvi, la vado a ricercare, che potrebbe far preludere ad una durata non brevissima di questa crisi, almeno degli effetti di questa crisi. Ovviamente la speranza è che l'estate si porti via tutto, la primavera, il caldo, come alcuni ritengono, si porti via tutto, come si porta via l'influenza normale. Vedete che la norma che autorizza Consip ad andare in deroga alle procedure di acquisto va fino al 30 settembre 2020. Quindi è l'unica disposizione che ho trovato in queste norme che sto commentando da una decina di giorni che non prevede marzo, aprile come termine già avanti, ma addirittura appunto interviene con un orizzonte temporale molto più ampio. Ora è legato probabilmente a
le procedure non così rapide di Consip per fare questi acquisti, però potrebbe alludere al fatto che gli effetti economici, gli effetti giuridici, gli effetti amministrativi, anche se non gli effetti epidemiologici del virus, potrebbero avere un orizzonte che va anche dopo l'estate. Questa è una curiosità che vi volevo segnalare perché appunto non avevo trovato in altre disposizioni. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo probabilmente a breve su questi stessi temi. Ciao a tutti.